Sono in vena di leggerezza, stasera pane nuvola. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui. Nella nostra cucina mi state reale. Chiedendo perché questo tempo è così nuvoloso. Uggioso. Nuvoloso, è colpa sua che cucina queste nuvole di cosa? Di gamberi? Delle nuvole, un pane proteico, un pane che non è un pane con cui io stasera mi farò la pizza, tra le altre cose. Stasera facciamo il pane nuvola, un pane senza nessun tipo di carboidrato che può essere mangiato tranquillamente da tutta la famiglia, molto saporito e buono, con un gusto che ha sorpreso Gabriele quando l'ho fatto la prima volta. Io, per la cronaca, non mangio sempre super proteico, iperproteico, è solamente un piccolo periodo. Che c'entra? È solamente un piccolo periodo in cui sto prediligendo. Su consiglio del dietologo, però questo pane nuvola può essere un compendio al normale pasto per mangiare magari a un pranzo o a una cena un pochino meno carboidrati e sostituire il pane del pasto della cena con questo tipo di pane un po' differente. Bene, siete curiosi di vedere che cos'è questo pane? Spostiamoci di là e andiamolo a preparare insieme. Ecco gli ingredienti per il nostro pane nuvola: 100 g di albume, 100 g di yogurt greco, io lo uso zero grassi, ma potete usare anche 100 g di Philadelphia se lo volete più ricco, e un uovo, e ci occorrerà anche un pizzico di sale. Iniziamo subito. In una bowl versiamo 100 g di albume. All'interno dell'albume metto il pizzico di sale perché le voglio fare salate. Qualora volessi farle dolci non metterei niente e a metà del montare aggiungerei un pizzico di zucchero. O di vaniglia. O di vaniglia o di tutti gli aromi che vogliamo. Uovo, lo apro, verso l'albume negli albumi. Voilà. E il tuorlo a parte. Metto 100 g di yogurt lì dove c'è l'albume. Se lo volete un po' più grasso potete tranquillamente, vi ho detto, usare la Philadelphia. Con una frusta elettrica monto a neve le chiare d'uovo. Ok, montati a neve ferma i tuorli. Do una sbattutina anche all'albume con lo yogurt. A questo punto incorporiamo la cremina di tuorlo e yogurt piano piano agli albumi. Io la metterò in tre passaggi, facendo attenzione ad incorporarla muovendomi dal basso verso l'alto in modo da non smontare le uova. Ok, il nostro soffice impasto è pronto. Adesso foderiamo una leccarda con della carta forno. Sulla leccarda io preparo la mia pizza, quindi prendo delle belle mestolate, metto e spalmo, creando il cerchio della pizza, proprio la base per la pizza. Intanto faccio riscaldare il forno a 180 gradi combinato, quindi io lo uso sia ventilato che statico. Questa la mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Con ciò che è rimasto, quindi con una cucchiaiatina, vi faccio invece un pane nuvola, proprio quella è la base della pizza, nuvola. Qua vi faccio vedere come verrebbe un paninetto nuvola. Quindi si prendono due belle cucchiaiate di composto, si allargano
si dà la forma allungata, tondeggiante. Io lo faccio tondeggiante in modo che vengano a mo' di paninetti, sempre schiacciati verranno, non pensiate che lievitino. E anche questo si pone in forno a 180 gradi per 20 minuti. Ed ecco qui la nostra base per la pizza. Cosa faccio? La condisco come una normalissima pizza margherita. E allora metto della salsa di pomodoro. Io sto facendo la pizza normale per Enzo e Gabriele. Tiratela fuori qualche minuto prima della cottura, la cottura definitiva. Allargo ben bene il pomodoro e farcisco col formaggio che preferisco. Volete mettere la mozzarella light? Io ce l'ho, ma ragazzi, perdonatemi, io preferisco la sottiletta. Lo so, anche a casa mi criticano tutti. Vero che mi criticate tutti? Non si può vedere la pizza con la sottiletta. Io la preferisco. A me la sottiletta piace, faccio parte di quella parte di persone a cui piace la sottiletta. Mettici pure l'ananas, è fatto un po' che c'è. Ma perché no? Sono aperta a tutto. Bene, e in forno proprio 10 minuti, metto anche un po' di origano, poco. In questo caso la sottiletta va anche meglio perché, non perdendo acqua, non bagna la base della pizza, che non è a base di pane ma è a base di uovo, quindi bagnandola secondo me risulterebbe un pochettino orrenda. Allora, questa così va in forno per 5 minuti, dopodiché sarà bella e pronta per essere mangiata. Ed ecco qui il pane pizza pronto per essere sfornato. Voilà! Meraviglioso! Guardate che carino! Questo lo farcite, lo piegate e lo mangiate a mo' di tacos. A mo' di tacos, a mo' di piadina, a mo' di quello che vi piace di più. Col miele e le noci e un po' di banana diventa un fantastico pancake. Anche con la crema al cioccolato, volendo, potete fare questo connubio speciale. E allora, senza rinunciare al gusto, mangiando una cosa sana e buona, è buonissimo. Perché non sentite l'uovo? Perché è mimetizzato dal formaggio, dallo yogurt. Non sentite lo yogurt perché è mimetizzato dall'uovo. Ed è spettacolare. A Gabriele la farcisco con un bel po' di crema alla nocciola. Vi dirà lui com'è. Com'è? Vediamo un pezzettino l'assaggio, dai. Buonissimo. È una sorta di... Ecco, è come le crepe, però più consistenti, beh, vero? Sì. Molto molto buono. E allora, buoni spuntini, buone merende, buone cene a tutti, anche buone colazioni con questo pane nuvola. Ora vi faccio vedere in foto la pizza bella e pronta e noi ci vediamo subito dopo. Ciao. Ed eccola qua la pizza appena sfornata. Ditemi se non fa una gola pazzesca, senza tutti i carboidrati, senza il glutine, senza le calorie dei carboidrati. Ma anche senza la pizza. Unite. Adesso la mangio e poi dopo vi dico com'era. Ciao. Avete visto com'è semplice questo pane? Veramente ci vogliono solamente tre ingredienti. Ce ne vogliono due, perché ci vuole l'uovo e lo yogurt e più l'albume. Bravo. Quindi, insomma, 2-3 ingredienti e poi tutte le spezie che vorrete. Quindi potrete farlo tutti, dolce o salato, brava, ecco, a seconda con le spezie con cui lo condirete. Quindi ottimo anche magari per dei pancake super leggeri. Perché facciamoci un conto: 100 grammi di yogurt greco hanno circa 46 calorie. 100 grammi di albume ne hanno altre 50 e siamo a 90. Un uovo ne avrà 150, quindi siamo intorno ai 250 calorie per tutto il pane nuvola. Di conseguenza, pazzesco, capite bene
che c'è un risparmio non soltanto in calorie, ma anche un incremento in proteine, quindi massa magra, massa grassa. Bravissima, vai, brava. La matematica è il tuo forte, e quindi mi raccomando, fate provare questo pane nuvola alla nonna, la nonna che magari predilige il pane casareccio, fategli provare questo e poi fotografate la sua espressione e mettetela qua sotto nei commenti. Secondo me dice, ma che è una frittata, perché più o meno è quello. Poi se vogliamo andare a guardare quello che effettivamente bene, ma levatevi la curiosità e andatela a preparare. Noi vi ricordiamo che ci vediamo qui per la prossima ricetta, sempre sulle vostre tavole. Un grande bacio, ciao, ciao.